qua. E quindi appunto il nostro buon Luca nel suo percorso lavorativo ha incontrato una metodologia che viene codificata con il nome, appunto, è stata codificata con il nome inbound marketing. L'inbound marketing, per provare a dare una struttura, per provare a dare una descrizione, indica una modalità di marketing, appunto, che è centrata sull'essere trovati da potenziali clienti, che è in netto contrasto con la pubblicità, che invece è una metodologia, che si chiama anche outbound marketing, che è imperniata su un messaggio promozionale che disturba il nostro potenziale utente, potenziale cliente, nel momento in cui lui sta facendo altre cose. Io dico sempre, come esempio, stiamo guardando un video su YouTube, ci compare la pubblicità di un altro prodotto, un altro oggetto, che in quel momento lì non ci fa vedere bene il video su YouTube, ci sta disturbando in quel momento. Vedevamo prima Alberto parlava appunto di come in questo periodo tutte le attività puramente commerciali, come può essere una mail commerciale, sono state in gran parte disattese, mentre email o comunicazioni, anche social, che invece aiutavano le persone nel loro processo decisionale, hanno avuto un successo maggiore. Quindi la metodologia dell'inbound, che cosa permette di codificare? Ancora una volta parliamo di processi, permette di codificare dei processi che fanno in modo di attrarre nuove persone, attrarre dei potenziali utenti verso i vostri canali di proprietà. Se parliamo di canali digitali, può essere il vostro sito. Quindi l'obiettivo in primo luogo è proprio quello di aumentare il numero di utenti che su base mensile, quindi sia quotidiana che mensile, atterrano sul vostro sito. Atterrano sul vostro sito perché trovano dei contenuti che sono utili in quel preciso momento della loro fase decisionale. In un momento in cui ancora non sono pronti per fare un acquisto, quindi per contattare un commerciale e iniziare una trattativa, ma stanno cercando di risolvere dubbi, stanno facendo delle ricerche, stanno capendo quali sono le varie opzioni che hanno nella loro fase decisionale e quindi si stanno informando e lo stanno facendo in autonomia, non stanno ancora contattando l'azienda. Stanno guardando il vostro sito, stanno guardando il sito di altri, stanno cercando delle fonti che loro reputano autorevoli e gli permettono di costruire il loro asset decisionale, quindi il processo che loro adotteranno per scegliere il fornitore. La seconda attività fondamentale su cui l'inbound si concentra tanto è la capacità di trasformare questi utenti, che oggi noi non conosciamo, in quello che viene detto lead. Il lead è una persona di cui noi conosciamo qualcosa, il nome, il cognome, la mail. In ambito professionale vorrei sapere il ruolo che svolge l'azienda, in quale azienda lavora, quanti dipendenti ha l'azienda. Tutte informazioni che mi servono per arricchire il profilo della persona e servono in una fase anche commerciale per iniziare una trattativa. Allora, noi vediamo tanti siti quotidianamente, molti di questi non hanno introdotto questa funzione. La funzione è proprio quella che dice: io ti fornisco a te utente che stai vedendo il mio sito un contenuto che io ritengo rilevante per te. Se lo vuoi fruire, a un certo punto ti chiedo uno scambio. Lo scambio consiste appunto nel farci dare la mail. Il nostro utente, che è diventato un lead perché ci ha dato la mail, è pronto a parlare con un commerciale? Ancora forse no. E quindi dovrò cercare di lavorare sul commercio, su queste persone che sono introdotte all'interno di un database per aiutarle ancora una volta nel loro percorso decisionale, nel loro percorso di maturazione, fino a quando non saranno pronte per parlare con un commerciale che le accompagnerà nel processo di negoziazione fino a trasformarli in clienti e cui poi successivamente per aumentare quello che si chiama il lifetime value del cliente, quindi aumentare i cicli di acquisto dei clienti. Gestire tutte queste attività sotto un unico processo mi permette di capire di quante persone ho bisogno all'inizio del processo per poter ottenere i clienti che mi servono per sostenere la mia azienda nel medio e lungo periodo. Se entriamo nell'attività molto più pragmatica, molto più operativa che svolge Luca e il suo team, sia di marketing che commerciale tutti i giorni, questo si traduce in, come dicevo prima, il primo tema è ottenere maggior traffico sui canali di proprietà, diciamo che sia il sito aziendale, trasformare questo traffico in lead, quindi da utenti a persone di cui io conosco la mail, e riuscire in un qualche modo a
carpire altre informazioni che ci permettono di qualificarli. Se sono lead che possono essere per noi interessanti perché sono in target rispetto alla nostra offerta, o se sono lead che invece non sono interessanti perché sono completamente fuori mercato per noi. Una volta che io conosco il lead e quindi lo riesco a profilare, ecco che entra in gioco la parte vendita, la parte commerciale, che lo conosce meglio, crea una relazione con questa persona e intavola magari una negoziazione. Come abbiamo visto prima, però, la negoziazione può prevedere una settimana di attività, così come 6 mesi o anche un anno. Noi stiamo dialogando con delle aziende che abbiamo incontrato ancora a una fiera che abbiamo fatto l'anno scorso. Perché questo? Perché magari loro, il loro processo decisionale di maturazione le ha portate a 12 mesi, diciamo, di gestazione, perché si sono concentrate su altri temi adesso. Il commerciale non possiamo pensare che si concentri quotidianamente su persone, su opportunità che hanno un ciclo di maturazione così lento. Queste opportunità devono continuare a essere gestite dalla parte marketing. Quando riemerge l'interesse, ecco che il commerciale le riprende, diciamo, ne riprende la responsabilità e cerca di rintavolare una negoziazione. Una volta che la persona si è trasformata in cliente, quindi è entrata una nuova azienda come cliente, l'obiettivo è rimanere costantemente in contatto con l'azienda per raccogliere il feedback, per migliorare l'esperienza, ovviamente, e individuare, carpire delle opportunità di cross-sell, resell o upsell. Anche in questo caso, noi parliamo con aziende che ci dicono: noi vendiamo questo prodotto a questa azienda, ma noi sappiamo che questa azienda non sa che noi invece produciamo anche il prodotto B, C, D, E. Perché nessuno glielo comunica e perché la parte commerciale molto spesso è così concentrata nel mandare avanti la trattativa rispetto al prodotto A che non si concentra sul prodotto B. Sia essa diciamo una forza commerciale interna, ma soprattutto se questa è una forza commerciale esterna, quindi composta da agenti o procacciatori di affari.